Signore e signori, bentornati in Infamous, o meglio Infamous First Light. Questo è il DLC di cui parlavo nella fine, della serie di Infamous Second Son. Vedremo la storia di come era iniziato. Normale, normale. Fetch, 7 anni fa una minoranza si rilevò al mondo. Il conduit, esseri umani che manipolare e trasformare in arma diversi tipi di materia. In una serie di incendi mortali fu deciso di istituire il Dipartimento di Unificazione e Protezione, il cui compito è quello di rintracciare l'inchiodrigo di una fusione strutturale di redenzione della Concardon Key Station. Vedremo la storia che c'era prima del famoso Second Son, o meglio la storia di Fetch. Posticino proprio perfetto, guarda, caldo. Tutto cimentato, perché vedete quella. So che è difficile. Non mi si sotto dire. Quello che hai passato è orrendo. Ma che cazzo ne sai? Se non ti apri con me, non potrò aiutarti. No! Miss Walker. Miss Walker. Miss Walker. Fetch! Per favore, dimmi cos'è successo. Va bene. Non c'è neanche i piercing, niente. Quando hanno scoperto i poteri, i miei genitori mi hanno scaricata. Merda. Io ero sconvolta. Mio fratello Brent invece non ha mai smesso di proteggermi. Mi ha preso per mano e siamo fuggiti. Abbiamo vissuto per qualche anno in strada, restando nascosti, spostandoci continuamente. Abbiamo fatto cose orribili per tirare su qualche soldo. Ma all'ultimo colpo prima di lasciare Seattle, quello è stato il peggiore di tutti. Lei con i capelli viola, rosa, è lui con la cresta blu. Che bello che è. Coraggio, piccola. Un ultimo colpo. Ah no, ce l'aveva. È tutto pronto, partiamo. No, è un affare grosso. Quanto? Abbastanza per un affitto. Ah sì? Sì. E abbastanza per un micio burmese. Colpo basso. Non so se non riesco a vedere se è blu. Ne abbiamo bisogno. Ah no, sempre viola. Merda, giù, giù. Cosa? Sbirri. Tu nasconditi. Mi distraggo. Aspetta. Questo colpo e ce ne andiamo, giusto? E nessuno ci troverà. Sì, appena... No, no, non usare i poteri. Non ucciderò nessuno, solo... faccio la mia parte. Fetch! Ok. Con la super velocità che c'è. Alt! Guardami. Qui, dritto negli occhi. Se la eviti di buttarmi il... Davvero necessario. Abbiamo un sospetto. Ok, ragazzina, vieni qui. Ah, ti fanno i controlli. Ti insegnano i controlli. Hai visto uno con la cresta da indiano qui al molo? Se ispezionassi la barca, lo troverei. Aspetta. Vuoi vedere una magia? Una magia. Ah, devo fuggire proprio. Rimasta nascosta tenendo segreti i miei poteri. La notizia di un conduit in città avrebbe scatenato una caccia alle streghe. Era già Parida. Successo. Fino a quel momento io e Brent eravamo stati fortunati. Ce l'eravamo sempre cavata. L'unica cosa che ha fatto è usare i poteri. Quindi... è diversa da Delcy, come vedete. C'è la scia di colore diverso. Non posso salire su. Cavolo, via me se ce la fai. Conduit, ti dichiaro in arresto ai sensi dell'articolo 3 del patto di Vancouver. Capito, fuggi dalla polizia. Quanto devo correre? Non è che può correre all'infinito, Pioneer Square. Oh, non mi dica che devo tipo liberare tutta la città anche sul gioco. Forza, nascondimi, dove ti nascondi? Ah, hai capito.
Scusa, tecnicamente non puoi diventare Neon e entrare dentro. Posso fare il colpo con lo sbirro dietro. Scusa, tecnicamente non puoi nasconderti dentro una insieme a Neon. Com'è che l'avevamo incontrata? Dovrei essere al sicuro. Magari se non ti lasci. Se non ti lasci dietro una scia sarebbe anche più. No, c'ha gli stessi poteri di Delsin, esatto. Brent, stai bene? Sì, tutto a posto, solo che appena ti sei illuminata l'intera città è impazzita. Già. È pericoloso, dobbiamo andarcene. Sta arrivando il TUP. Volevi ricominciare da capo, no? E sai quanto desideri un gatto. Dimmi cosa devo fare, ci penserò io. D'accordo, ma fai in fretta. È l'attico tra la terza e Stone. Entra e prendi la sacca rossa. Capito. Che c'è nella sacca? Se ci riesci, ce ne andiamo con un sacco di soldi, letteralmente. Sembra un buon... Sarà la droga, sicuramente. Ci salveremo le chiappe, niente paura. Lo facciamo sempre. Solo fa attenzione. Ah, ok, no. Non capivo quale fosse la... Il... Guarda, ma se io voglio tipo assorbire... Non posso assorbire il Neon. Credo. No, si arrampica come Delphine, quindi in teoria sì. Ma solo che siamo una ragazza con i cosiddetti coglioni che gli uomini non abbiamo. Tieni pure del fuori praticamente su muri. Lo so già. Era uno dei miei preferiti, il Neon. Anzi no, è il mio preferito. L'appartamento dovrebbe essere questo. Oh, qua sotto. Che sciccheria. Ok. Chiusa. C'ha il simbolo che... Dare dal Neon. Toc toc. Oh. Sacca rossa, sacca rossa. Niente testimoni. Deve morire. Cazzo. Ce ne andremo quando sarà morto. Voglio solo una sacca rossa, nient'altro. Pugno al Neon. Oh. Oh. Ammazza quanto incazza sto ragazzo. Come granata. Cazzo di idioti. Ecco. La sacca. Lascia sta lavaggetta. Lascia sta. Fatta affari tua. Ah. Ricaricare le pile mi servirà. Ah. E quindi... D'accordo. Fetch, stai bene? Sei stata tu? Cosa è successo? Era pieno di russi che ballavano intorno a una bomba. Merda, gli aculani. Aculani? L'ho trovato. Trovato chi? Il mio capo. Sapevano dell'attico, quindi sapranno anche della barca. Dobbiamo partire. Bene, metti in moto, arrivo subito. Mi piace per com'è andata. Ti avrei preso davvero un micio burmese. Lo so, sarà per la prossima. Niente gatto per Fetch. Certo, il fatto che possa correre all'infinito rende tutto molto... Fetch, stai lontana dalla barca. È circondata dagli aculani. Sono armati. Cosa? Che faccio? Nasconditi! Sto arrivando da te! No! Se uno di quei attacchi penso a questa gente, verranno a prenderti! Tranquillo, posso controllarlo. Ora riattacca e nasconditi, testoni. Devo evitare le macchine della polizia, immagino. Ora mi ricordo come si gioca. Perché ho la polizia dietro?
cazzo. Brent! Brent! Devi truccare il coso dietro. Merda, l'avranno preso gli oculani. Quando sentivo di perdere il controllo, mi concentravo su Brent. Era l'unico modo per mantenere la calma. Aggrapparsi a un ricordo piacevole. La prima notte a Seattle, ci siamo riparati dalla pioggia sotto un cavalcavia, addormentandoci leggendo fumetti sotto la luce di una torcia. Poi un tizio ha provato a rubare le nostre quattro cose. E io ero già pronta a fargliela pagare. Mette Brent per nulla. Quella notte abbiamo fissato le nostre regole. Prima regola: niente poteri in ogni caso. Brent mi ha insegnato che è meglio perdere ciò che hai che te stesso. Grande filosofia. Non avrei dovuto usare i miei poteri. L'avevano preso per colpa mia. Solo mia. Ho perso il controllo. Merda. Perdita. Quelle fughe dalla realtà mi avevano cambiato. Mi sono svegliata con nuovi poteri, come se il corpo volesse combattere, ma la mente invece... No. Grazie per la sincerità, Miss Walker. Ti va una pausa? Potresti mostrarmi magari le abilità che hai appreso dalla tua crisi? Un caffè magari lo prenderei, guarda, con una ciambella. No, ciambella pensavo no. Volessi controllare i tuoi poteri. Da stronzo. Siamo qui per questo. Che idea io. L'ultima volta che li ho usati. Prima qualcosa di semplice. Io osserverò i tuoi progressi da lassù. Ma non fare niente di stupido. Come sempre, in fondo. No, Miss Walker. Sei una superstite. Che poi ripeto, no? Io vedo ste manette, gli mettono ste manette ai conduit. Ma scusa un attimo, se sono in grado di cambiare la materia, questi possono diventare la materia stessa, come abbiamo visto. Può diventare fumo, può diventare neon. Ognuno ha un punto debole, è sufficiente trovarlo. Aspettare uno zoom a rivelare i punti deboli e sfruttare questa per distruggere le statue. Ah, se mi ricordo bene. È un inizio, ma il mondo non aspetta nessuno e a volte bisogna agire rapidamente. Se ma ci sarà il fatto supereroe cattivo, qualcosa. Quindi non credo ci sia, cioè non lo so. Non male, non benissimo, ma sei appena all'inizio. Preferiresti dei bersagli conosciuti? Che vuol dire? Notevole, vero? Questi ologrammi a luce solida sembrano reali. Non sono ologrammi. E nella sostanza. Ora, per favore, uccidi. Non sparo alla gente. Eugene, il conduit che crea gli ologrammi, non si offenderà. Bastarda. Lo scopo? Sopravvivere. Io lo sempre di andare a vedere. Non solo la tua, ma anche quella di chi non può difendersi. Forza, proteggilo! Lo vedo, ma non ci credo. È bello vederti così combattiva. Mi auguro tu abbia anche altri pregi da sfoggiare. Ma perché la sta allenando? Le lancette corrono. Trova e salva l'ostaggio. C'ha pure un senso sonor. Oh, combo! C'ha un senso sonar. Molto bene. Ho nascosto un secondo ostaggio qui intorno. Ma questa volta dovrai salvarlo in fretta, altrimenti morirà di una morte atroce.
È molto più veloce rispetto a Denzel. Non è certo lui un record per questo test. Proviamo con qualcos'altro. Ok. Ok. Sì. Stai scherzando, spero. Salto fotonico. Tutto questo mi ispira a un giochino niente male. Impegnati di più. Quanto alto riesci a saltare? Faccio vedere io quanto alto riesco a saltare. Hai dimostrato una buona preparazione di base. Ma quanto sei tenace, Miss Walker. Al cospetto di una sfida ti impegni al massimo, non scappi a nasconderti in un angolo. In guardia, Miss Walker. Presto, Miss Walker, manca ancora un ostaggio. Non vorrei condannarlo a questo, spero. Ecco un'altra anima. È sempre qui. Molto più veloce di Denzel. Ok, alla grande. Oggi ne arrivo. Ho capito, sti cavoli. Sempre là però. Sembra debole. Sempre qua. Allora? Inizio a capire. Oh, sta cosa di sparare la testa non mi... Vabbè, qua è ancora prima che io... Che Denzel... Io... Scusate. Che Denzel la facesse riavvedere. Ma perché la sta addestrando? Ehi, questa voleva farsi tipo un esercito privato. Quella stronzata che ci ha detto alla fine. Via di qua. Aio. Sta per arrivare un'altra vittima. Sbucano da tutte le parti, vero? Il fatto di essere le sue dipendenze o quello che cazzo è mi dà abbastanza fastidio. Siamo a 10, 9.
Ha un jab, niente male. Non è che sia proprio tanto veloce però per quanto riguarda la corsa. Ok. La tua prova con gli ostaggi è stata, come dire, appena sufficiente. È incontentabile questa donna. E mostriamo i risultati degli altri conduit per irritarti e scromarti. Io sono sempre disponibile nel caso volessi provare a batterli. Non... Sì, salvataggio nell'arena alfa. Salvataggio Delsin. Basta per ora. Siediti. Vorrei che riprendessi il racconto di quanto è accaduto a Seattle. Dopo una notte passata alla ricerca di mio fratello, sono tornata a ciò che restava della nostra barca. È lì che l'ho incontrato. Anche lui cercava Brent. E questo che caspita è? Stay cool, ok? Scusa, tesoro. Scusa, hai visto un tizio con la cresta da indiano a girarsi da queste parti? Aspetta, tu conosci Brent? Sei uno dei russi? Gli aculani? No, figurati. Ma vuoi dire che sono stati loro? Cazzo, quei maledetti continuano a rapire gli indiani. Ma aspetta! Dove li hanno portato? Mi accompagni? No, stai correndo troppo, tesoro. È meglio se tieni quel tuo bel musetto. Spara qualcosa per fargli vedere. Non so quali fossero i tuoi rapporti con Brent, ma... È mio fratello. Aiutami. Cosa? Tu sei Fetch? Sono Shane. Shane. Brent non aveva detto che sua sorella fosse tanto graziosa. Ti prego. Ma fa la finita, idiota. Dimmi solo dove cercarla. A est, direi. Grazie. E se ti venisse in mente altro, chiamami sul telefono di Brent. Sì, 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 certo, certo, come vuoi, tesoro. Cerca soltanto di non farti male, ok? Alza quella testa, dritto figlio di... Devo preparare la città ad accogliere la vera me. Mi serve del neo. Un mare di neo. Ok. Niente, concludo questo primo episodio qui. Mi ispira tanti... E là, Fetch! Ho tenuto la mia antenna ben dritta, ma gli aculani sono irascibili. Dobbiamo trovare subito indizi. Io sono già impegnata a cercare del neon. Ehi, vacci piano! Anche a me piace sniffare il gas, come a tutti del resto. È un potere che ho assorbito a Jersey. Il gas mi fa correre come una scheggia. Ma davvero? Beh, devo fidarmi di te sulla parola, Conduit. Ma di altri segreti nascondi sotto il tuo bel davanzale. Ah... Serio? Va bene. Allora, vi ricordo come il solito di cliccare il piace, se vi piace il video, secondo te sotto e iscrivervi al canale, ci vediamo ai prossimi video. Campi, ragazzi, vi ricordo che con un gamepad alla mano si può cambiare il mondo. E sta cosa, questo gioco mi sta ispirando molto, molto, molto. Ci vediamo ai prossimi video, ragazzi. Bye bye.